sembra che tu fai soltanto qualcosa per gli altri, ma sicuramente fai anche qualcosa per te. Sì, perché ho lasciato tutte le altre cose, perché tu oggi sei la cosa più importante per me. Potrei essere io, potresti essere tu. Tutti noi, strada facendo, potremmo essere capaci di compiere reati. Fare volontariato è un po' scoprire l'oltre che c'è nella persona che incontri. Come dice? Volontario. Sì, e non della mutua. Certo. Ah, ecco, volontario non della mutua, volontario di quelli con la... Quindi vincere la solitudine, stare vicino. Ci sono degli ammalati che anche quando dormono vogliono tenere la mano, perché ogni tanto anche nel sonno schiacciano per vedere se sei lì. E tu rispondi per dire sono qui, non sei solo. Una presenza di volontari sia a domicilio sia anche all'interno dell'hospice. Naturalmente per questo tipo di attività non basta la buona volontà, ci deve essere una competenza legata a una conoscenza della psicologia di questi malati, legata anche a una come possiamo dire disponibilità che sia nella giusta lunghezza d'onda, perché il volontario non deve essere invadente, ma non deve essere neanche distante, quindi deve avere la capacità di essere vicino senza sovrapporsi alla famiglia, dare consigli senza essere eccessivamente, come dicevamo, invadente, soprattutto rendersi conto della delicatezza delle vicende con cui si trova a confrontarsi. Tu lo sai, nel corso della vita, anche se giovane magari, però cominci già da giovane e cominci già a vedere gli amici che purtroppo si trovano in questa situazione. Poi ti trovi tu nella tua situazione, in questa situazione, è tuo padre, è tua madre o nel mio caso è mio padre. Purtroppo a Brescia la Domus Salutis si sa che cos'è e quindi quando uno entra qui si sa cosa viene a fare, quindi sei già preparato purtroppo. Poi ti trovi comunque in questo ambiente, sinceramente, che conosci dall'esterno e quindi ti trovi in questo alone di amore, di affetto e qui è un ambiente dove portano il paziente nell'aldilà nella maniera più serena possibile e questa è la cosa bella. Pronto ospite, sono la volontaria Laura, bisogno di qualcosa? Ero un po' professorino, digiuno di esperienza totalmente, però quello che diceva Luigina prima era un po' su, ma io farei. E poi piano piano invece il confronto col mistero della sofferenza, con un grande mistero spirituale che è la morte, appunto non solo religioso, piano piano ho cominciato ad abbassarmi. E più vado avanti, più vedo che appunto questo mistero non è che mi schiacci, però appunto mi fa prendere coscienza di quello che sono, ecco, di quello che siamo. Non ero capace di pregare, mi stufavo subito a stare in chiesa. E poi però con gli anni, pian piano, ho imparato a pregare e ho goduto di questa preghiera. Mi rendo conto che venire all'adorazione è importantissimo. È come fare una visita a una persona che si conosce. Perché davvero non si tratta solo di ammirare un oggetto inerte ed inespressivo, ma di costituire con l'intimità della propria anima un dialogo con Dio stesso. Sì, certo, altrimenti poi la rivitazione diventa No, e dopo avevo smesso perché mio marito si è ammalato e ho assistito lui.
Poi sono venuta alla poliambulanza, Suor Maria Oliva mi ha detto se volevo fare il corso perché mi piace aiutare le persone che hanno bisogno. L'ho sempre fatto, proprio anche da giovane, così, senza essere inserita negli ospedali, però ho sempre aiutato e lo sento il desiderio di aiutare gli altri. No, no, deve masticare, tanto abbiamo tutto il tempo. Chi ha bisogno perché i parenti non hanno tutto il tempo disponibile, eccetera, li aiutiamo a mangiare, magari chi non riesce o con le mani, eccetera, e si fa un po' di compagnia, insomma. È bello dare un qualcosa di tuo agli altri, è bello aiutare gli altri perché hai molto dagli altri. Casa Emmaus è una bellissima realtà che c'è a Monpiano a Brescia e è una casa di accoglienza per persone che stanno ultimando la loro pena e si trovano qui in questo luogo che non è un carcere ovviamente ma una comunità grazie all'articolo 21. Settimanalmente veniamo condividendo con loro delle serate. Criticare un errore ed era già... E per me una persona aveva perso un sacco di punti. Invece, comunque venendo qui, hai modo di capire che si possono commettere degli errori, ma si può anche rimediare gli errori.